Un'ultima domanda con la quale concludiamo questa piacevole chiacchierata riguarda proprio un argomento a cui ha fatto riferimento pochi istanti fa. Quando nel 2013 Paolo De Chiara pubblicava Il veleno del Molise, 30 anni di omertà sui rifiuti tossici, qualcuno diceva che erano storie inventate, altri dicevano che fuori contesto. A quanto pare, così inventate e così fuori contesto, quegli argomenti non sono. Abbiamo parlato prima del dovere di operatori dell'informazione, chiamiamoli giornalisti, scrittori, chiamiamoli come vogliamo, come volete. Il giornalista, ripeto, racconta i fatti, non cerca di evitare le situazioni romanzate. Romanzare questi argomenti non porta da nessuna parte. Questi argomenti sono reali, sono scritti nero, è scritto tutto nero su bianco. Ci sono delle intercettazioni telefoniche che fanno rabbrividire e che saranno inserite prossimamente in un aggiornamento, in una riedizione, in uno stravolgimento di quel libro, perché in questi anni, dal 2013 in poi, la situazione è peggiorata. E queste intercettazioni telefoniche, ad esempio, no? Per stare, diciamo, per fermarci alla domanda sulle invenzioni, queste intercettazioni telefoniche, la cosa particolare è che non sono mai uscite. I cittadini non hanno avuto l'opportunità di leggere determinati dialoghi da parte di personaggi che in determinati anni in questa regione rappresentavano le nostre istituzioni, che telefonicamente, oltre a raccomandare parenti, amici, mogli, figli, amanti, amanti degli amici, tutti quelli che loro volevano, perché in questa regione c'è uno scambio, purtroppo. Non riguarda tutti, ovviamente, non è mai il caso di fare qualunquismo, ma ci sono questi fatti che non sono mai stati riportati all'interno di queste telefonate, no? Che non sembrano questi, sono assessori che hanno fatto parte di legislature passate, questi non sembravano assessori, sembravano impiegati dei call center, stavano sempre al telefono. Allora, come puoi portare avanti un'attività politica istituzionale se passi l'intera giornata a promuovere, a raccomandare e a parlare con esercenti commerciali che ponevano un problema? Cioè, ad esempio, non faccio riferimento al luogo, rimaniamo in Molise, in provincia di Isernia, c'è una signora che chiama un assessore, un ex assessore di questa regione, e gli espone un problema. Nella carne di questa signora c'è un problema, le analisi sono uscite sballate, contengono, diciamo, dei dati allarmanti, questa carne non si può vendere. L'assessore invece, una volta ricevuta, ripeto, sono intercettazioni fatte dai carabinieri, tutto nero su bianco, una volta ricevuta la notizia, questo assessore non chiama le forze dell'ordine, non chiama la magistratura, un personaggio delle istituzioni che fa? Chiama il responsabile di un laboratorio. Magicamente, dopo qualche giorno, ritorna questa telefonata con questa persona, le analisi magicamente rientrano. E allora questo è un esempio, soltanto per dire che sono tanti i fatti che sono accaduti in questa regione sulla questione ambientale, sulla questione malattie. In questa regione nascono bambini malati. In questa regione i giovani muoiono di malattie rare o si ammalano. E quindi non è il caso di inventare o di essere fuori luogo, ma questo non riguarda soltanto l'attività di un semplice giornalista che cerca di fare semplicemente il proprio dovere. Questo riguarda tutti. Se vogliamo risolvere definitivamente queste questioni, se vogliamo, diciamo, utilizzare le parole, ma con le parole non abbiamo capito, abbiamo compreso che le parole non portano alla risoluzione definitiva di queste tematiche, e allora dobbiamo raccontare i fatti
sono scritti su carte ufficiali, perché in questa regione le forze dell'ordine le indagini le hanno fatte, le fanno e le fanno anche bene. E allora dobbiamo fare quel passo in più. E per fare quel passo in più serve il coinvolgimento dei cittadini. Se in questa regione, negli anni passati, nel territorio venafrano, nel territorio del Basso Molise e in altri territori sono stati sversati nel territorio tante tonnellate di rifiuti, significa che qualcuno veniva a portare quei rifiuti, indipendentemente dagli accordi che c'erano economici con questi personaggi squallidi, e qualcuno ha visto a Venafro, in quei terreni, chi veniva con i camion di notte e di giorno a scaricare quei rifiuti. Molte persone hanno girato la testa dall'altra parte. Allora, siccome questo non riguarda soltanto quel territorio o quell'appezzamento di terreno o quel proprietario di quel terreno o quella zona in particolare, ma riguarda tutti noi molisani, però dobbiamo metterci in testa che l'omertà in questi anni è stata distruttiva in questa regione e in questo paese, ovviamente. E allora, per risolvere questi problemi serve l'apporto di tutti. Non dobbiamo più girare la testa dall'altra parte.